ragazzi, mi sto spostando per un altro video da un altro Margaro, da Federico, e sto andando nel comune di Pila. Mi ha mandato una posizione e adesso andrò a trovarlo. Volevo farvi notare, ma più che altro notare ai nostri politici, questa è la strada che da Aosta porta a Pila. Guardate i lati qua come sono tagliati, ci sono dei pezzi privati, però come questo rivale qua è della strada, fa parte della strada, non so se è provinciale o meno, passeranno le trince, però non rimane niente, non come da noi che la trincia taglia il cespuglio, rimangono i pezzi. Qua secondo me, se lo potete notare, è ancora passato col decespugliatore, ma non è i privati che lo fanno. Almeno non credo che i privati si mettano a fare tutta la strada. Il privato si raccoglie tutta l'erba possibile per accudire al tutto. Però lì è tutto passato, potete vedere, è tutta boscaglia. Però 2 metri lì, ma sembra fatto a mano, ma a mano con le dita. Guardate che roba. I trattori, le trince tradizionali non ce la fanno. Non c'entra niente con i miei video, però voglio farlo notare ai nostri amministratori o chi comunque poi va a fare le varie pulizie lungo le strade. Da seduti sul trattore fanno chilometri, no, qua ci sono pietrone, c'è di tutto, cartelli, succhi de bosque, no, guardate com'è pulito. Adesso sono sempre sulla statale, penso per Pila, questa è Aosta vista dall'alto, una bella cittadina. Devo dire, c'erano 32-33 gradi, per me è troppo, voglio andare in galpeggio, non vedo l'ora di arrivare su in galpeggio. Qua proseguendo per Pila, c'è la Gabino Via, potete vedere là che sale e scende, la mangia al pascolo sotto la Gabino Via, sempre pezzate rosse valdostana, la nera. Qua sono alle porte di Pila. Pila Gressan, 1800 metri. Quella lì che potete vedere è la Becca di Nona che andrò a tentare sabato mattina. Oggi è venerdì, domani mattina. 3142 metri. Ho già tutto il compressorio sciistico di Pila. Ha sellato pioggia, adesso parto per andare su da Federico. Non mi sono neanche tanto 10 minuti messo scarponi o altro oggi a piedi nudi. Voilà, ancora grazie che ho i pantaloni, qua ci sono 35 gradi. Eccoci qua alla Marga di Federico, che adesso vado a conoscere. Che posto stupendo. Adesso cerco Federico qua alla porta d'ingresso. Aldalo qua. Ciao Fede. Di cognome che non lo so perché. Ah, perché mi ha. Stefano mi ha mandato Federico 2. Boh. Ah, ecco. Allora stai mungendo? Sì, abbiamo finito di mungere. Già finito? Sì, allora andiamo a vedere subito. Io sono scalzo, ho già fatto vedere i piedi prima, ma non mi preoccupa entrare nella stalla. Te metti fuori al pascolo, ciao! Ciao!
sì, metti fuori, mettiamo... al pascolo e poi rientri sempre per mungere? No, alle 6 di... mettiamo fuori alle 6 e rientrano alle 9, 9 e mezza. Domani, a stasera? Stasera, e poi le rimungeremo domani mattina. Facciamo, faccio un pezzo sì, giù. Sì, sì. La stalla come struttura sono abbastanza... Qua è del comune o no, tuo? No, è privato. Non è nostro, siamo in affitto, ma è privato. Ne hai tante, quanti capi hai? Sono 100 in lattazione e 50 senza latte. Tutte pezzate rosse? Tutte valdostane, no, in fondo ci sono anche qualche nera, ma ah, la maggior parte sono pezzate. Ed inverno dove sverni? Qua sono 5 proprietari diversi. Della stalla? Sì. È una cooperativa? No, noi prendiamo in affida altri animali. Noi siamo a Pollen comunque, vicino ad Aosta. E lavoro io con altri 3 collaboratori, loro sono tutti di nazionalità rumena, lavorano da noi da un paio d'anni. Ah. E poi c'è un ragazzino che mi aiuta nella caseificazione. Quindi fai la fontina, la fai qua? Sì, facciamo qui. Io vado avanti un pezzo, vieni pure così mi racconti qualcosa. Saluta gli amici della Romania allora. No, lui è Vale, il pastore. Ah, il pastore. Mentre Costel munge e fa, si occupa della stagionatura dei formaggi. Ok. E niente, gestiamo l'alpeggio da 14 anni. Prima, sempre qua? Sempre qua, sì. Beh, prima era, diciamo, mio padre. E adesso mio padre si occupa piuttosto della fienagione e io sto su... Giù a Pollen. A Pollen. E io sto su in estate, ci siamo divisi così i compiti. Ah, bello. Sì, come dicevo, le strutture sono abbastanza moderne. Sì, sì. Ti permettono di lavorare come, facilmente. Sì, come perché, giù in pianura. Ecco, esatto. Mangiatoia, sì, abbeveratoi, le mucche hanno abbastanza spazio, l'impianto della mungitura... E poi per il liquame praticamente c'è l'acqua. Il raschiatore, no, hanno acqua qua, acqua. E lavate. Difatti, sì, è un problema quest'anno perché c'è poca acqua, c'è poca pressione e facciamo molta fatica a pulire i canali. Speriamo in qualche pioggia per però le previsioni mi sa che... le fontane, le sorgenti. E quanti ettari di pascolo hai? Sono 100 ettari di pascolo. Che si estendono da Pila fino a 2500 metri. Tutto sulle piste da sci? Tutto sulle piste da sci. Beh. È molto, molto bello comunque. Beh, sì, ma si vede. Sono montagne, diciamo, facili. E sei molto a contatto con la civiltà. Sì, sì. Abbiamo visto pieno di camminatori o sì, così. Sì, sì, molti turisti, molti... Queste bianche e nere sono sempre pezzate. Queste sono pezzate nere. Sono una razza in via di estinzione. Sono rimasti 500 capi in Valle d'Aosta. Oh! Ma ho pestato la merda, speriamo che porti fortuna. Tanto l'acqua lava tutto. Sono in via di estinzione, sono di un allevatore di Pollè. Qua abbiamo le manze, qualche manze. Ma sono in via di estinzione perché sono bianche e nere? Sì, allora non producono come le pezzate rosse e quindi vengono un po'... vengono allevate meno, sono meno produttive. E questo ha già cagato, sta pisciando, sì, ha già fatto 5 litri. Ne produce di... non tanto latte. Le iniezioni ne producono. Non tanto latte, ma... E queste, come sai, sono quelle da battaglia. Da diciamo, battaglia, sì, le reine. Ne abbiamo poche perché comunque non producono tanto e quindi preferiamo indirizzarci se mungi, logico. Qualcuno per passione fa sempre... fa piacere. E beh, poi mi fai poi anche vedere la il caseificio, ok, stacco un attimo. Questa è, tu vivi qua praticamente, ma che bella sì, balga. Noi stiamo qui, allora abbiamo 3 tramuti, questo è il peggio, e ci spostiamo 3 volte. Ma di stalle è tutto? Sì, di tutto. È tutto fatto così, con quel identiche, numero di capi? Identiche. Bellissimo, bellissimo. E questo è il secondo e poi andiamo un po' più in alto. Altro che da noi che non hanno la stalla, in alpeggio nessuno, mungono sotto la neve, la grandine, la pioggia. No, difatti non bisogna lamentarsi. No, bellissimo. Pure, grazie al proprietario e grazie anche agli aiuti regionali che c'erano. Sì, sì, quindi sì. Hanno ristrutturata al meglio la casa, le camere sopra, e qua c'è il locale, diciamo un laboratorio, dove c'è il mio aiutante. Ah, sta già, è il giovane che dicevi. Sì. Ciao. Lui ha 17 anni, studia e fa il casaro qua a Aosta. Ad Aosta, sì.
qua la produzione. Ah, il pentolone acceso. La produzione di stamattina. Stamattina faccio un petto che faccio vedere la fiamma qua. Stamattina abbiamo fatto anche la ricotta e la brossa, vuoi assaggiarla? Oh, allora chiudo un attimo, assaggiamo la ricotta. Ma credo. Sì? Ma lo usano a fare i dolci, sì? Il musco, le robe lì. Ma quanti pasti? E poi ti faccio assaggiare la brossa, che quello si associa alla polenta, quello. Qual è? Questo è il secchio. Questa è brossa. Ma è tipo la panna che scremi dal latte? Deriva dal siero. Ah, per riscaldamento, porti a 70 gradi e queste proteine affiorano. Buonissimo, complimenti. Grazie. Bravo. Ultima corsa coi bidoni. Montagna è montagna, bisogna spingere e tirare. Il latte è quello vero. No, ma io adesso lo tengo vicino. Ma come lo sei venuto? Gli slegano le code per metterle fuori al pascolo. Mi ha attaccato le vacche, mi fa dei casini anche qua. Ehi. Stanno guardando pioggia. Ah, è arrivata anche Giulia. Adesso mandiamo Giulia al pascolo. Non gli piace la mula. Stanno tutto guardando pioggia. Ci. Con pioggia. Ale, sì! Hai! Ale! Fila Ice! Sono curioso! Vai su, va! Dai, vai su! Ale! Dai, vai! Su! Vai su!
pioggia indifferente. Vai su, allì. Vai! Dai, su! Tutte che si fermano a guardare pioggia. Da, ma te stai anche qua a far formaggi, far qualcosa o niente? Io vengo solo per il fidanzato. Ah boh. E non lo aiuti a far niente? No, mi piace questo mondo, bellissimo, ma... È meglio che lo faccia lui, è meglio che lo faccia lui. Non sono molto ancora... Sì. Diciamo di sì. Io sono più dalla parte casalinga. Ah boh, gli prepari io cena agli uomini. Cogliè pioggia, cogliè. Finite? Quasi. Il toro. Ah, questo è il toro? È fortunato. Poi se rimango gravido del toro nero, pazienza. Basta che siano gravido. Che polvere, eh? Ok, dai, bellissima Amandia, complimenti, continua così, una grazie, buona estate. Saluta qua gli amici malgari di tutta Italia, allora, tutta Europa. Tutti gli amici allevatori e soprattutto quelli che vanno in alpeggio allora. Sì, perché la vita cambia ancora. Un giorno piove, un giorno nevica, un giorno grandina e voilà. Ciao ciao, grazie. Ragazzi, adesso mi sposto da Stefano. Saluta che mi sta aspettando. Stefano. Sarà una serata dura, domani provo a fare... salire sulla becca di nonna con la mula e vi terrò aggiornati. Ciao ciao!